situazione. Sì. Ecco, stanno entrando gli ascoltatori. Sì. Allora, quando vuoi puoi prendere parola. Sì, sì. A me. Sono entrati. Sì, stanno entrando. Il silenzio sì. Dovuto. Sì, sì. Molto cortese. No, ma sono in tanti, eh? Di tantissimi. No, no, questo è uno dei grandi vantaggi di questo Zoom. Sì. Possiamo far entrare 500 persone alla volta che non possiamo neanche fare in presenza. Sì. È vero, è vero. E poi li riconosco tanti amici già nelle icone. Nunzio, io ho tutti, ciao, i, miei Luciana. Ho tutti i miei studenti lo di so. Verona e di Macerata. Brava. E alcuni sono anche stati miei studenti, quindi. Bene, bene. Sono tutto un gruppo di tifosi. Possiamo cominciare? Sì. Allora io grazie. abbiamo così, sono già le 6:05, 6:06. Quindi possiamo dare inizio a questa conversazione. Stasera abbiamo il grande piacere, anche il grande onore di avere con noi l'architetto James Redbourn, che è il direttore generale dell'Accademia di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense. Presentarlo è quasi inutile perché è una persona talmente conosciuta, talmente nota. Ecco, dirò proprio due parole. Intanto, lui è nato in Canada, ha studiato a Vancouver, a Londra e ad Amsterdam, ha diretto importanti istituzioni culturali e museali ad Amsterdam, a Francoforte, nel Regno Unito e anche in Italia. E dal 2015 appunto dirige la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense, avendo vinto un concorso internazionale a questo riguardo. È un personaggio che attira l'interesse del pubblico anche per la sua modernità, per le sue idee così aperte, così direi innovative. E quindi abbiamo subito pensato di farlo partecipare a questo nostro ciclo di conferenze e devo dire che ha accettato subito con molta cortesia e quindi lo ringraziamo particolarmente. Ecco, ora abbiamo pensato di proseguire nella sua giornata attraverso direi, una forma dialogica con il professor Nunzio Giustozzi, archeologo e storico dell'arte, che è un personaggio particolarmente competente. Lui dunque, si è laureato all'Università Cattolica e ha avuto la specializzazione e con la Normale di Pisa e con l'Università Roma 3 di Roma. Dunque ha scritto molti saggi in Italia e anche all'estero sull'arte antica e ha anche collaborato a molte guide edite soprattutto da Electa, lui è editor Electa in particolare, saggi critici su artisti contemporanei, curatore di molte mostre, coordinatore editoriale di molte sovrintendenze, insomma ha fatto tante cose. E questa sera abbiamo il piacere di averlo con noi qui e quindi diciamo cerco Grazie. di stimolare no, il dialogo con il direttore Redbourn. Quindi io lascio la parola, intanto cominciamo con te, Nunzio. Sì, certo. Io Io, saluto. a me non facciano i formalismi, annuncio No, perché no, no, grazie tante. lo Buon conosco. pomeriggio a tutto il pubblico che vedo numeroso e attento, fatto di artisti, di addetti ai lavori, di appassionati innamorati dei musei come me, di studenti, di colleghi. Sono molto onorato dell'invito che mi ha rivolto Aldo e per anche l'opportunità di conoscere, sebbene a distanza per ora, James Bradbury,
il cui agire seguo da tanto tempo, è il mio mestiere, con interesse e attenzione. Abbiamo preventivamente condiviso per ora solo il titolo di questo intervento, che è Ripensare un museo, e un canovaccio su alcuni temi di dialogo tra i tanti che possono esserci, che stravolgeremo sicuramente perché abbiamo deciso di fare un dialogo così, e anche per lasciare spazio poi al termine di questo dialogo agli interventi dei followers nell'ultimo quarto d'ora di collegamento. Diciamo che sono molto contento che dopo qualche incertezza a gran voce sia stato riconfermato nel 2019, perché così col suo staff che tanto ama e tanto stima lui potrà portare a termine la sua rivoluzione ecologica e antropologica di Brera. E devo dire che sono contento che una biblioteca storica così per una volta non sia diretta da un direttore strettamente storico dell'arte, perché questo arricchisce le modalità di fruizione, l'accessibilità, i pensieri, soprattutto di un direttore che abbia fatto esperienza all'estero, però prendendo proprio il meglio di quello che all'estero si fa nei musei. Non nascondiamo, è tra i direttori stranieri quello più amato, perché molto spesso essere straniero non è sinonimo di qualità. No. Anzi, anche molti italiani dirigono musei stranieri, hanno sezioni di musei stranieri con grande capacità. E io l'avevo incrociato, ma non personalmente, quando era direttore della Fondazione di Palazzo Strozzi, un palazzo che era un po' languiva, è stato un po' risollevato nell'attività espositiva, e nella mostra Cézanne a Firenze. Electa faceva il catalogo e lei aveva scritto un originale guida per la famiglia dal titolo Amore a prima vista. E questa sua attività anche, diciamo così, di divulgazione particolare al culto ci mancava. È sempre difficile per una casa editrice fare didattica per ragazzi, per bambini. Infatti ci sono le case editrici specializzate, non a caso. Però lei c'era riuscita e quindi mi colpì e ho questo ricordo di questo libro. Insomma, lei è riuscita a trasformare, diciamo, un contenitore di capolavori che molti conoscevano in un luogo per l'apprendimento informale. Vogliamo, insomma, spiegare al nostro pubblico cosa si intende per questo con questo apprendimento informale? Certo, ma prima io vorrei anche esprimere la mia gratitudine per l'invito, perché io sono un grande ammiratore anche del Museo Omero, del loro svolgono, credo che è un simbolo, un esempio internazionale di come possiamo aprire ai pubblici diversi. E questo tema di accessibilità è molto vicino al nostro cuore a Brera. Io sono anche, devo dire, commosso che lei ricorda Amore a prima vista, perché io scrivo cataloghi per bambini e famiglie per ogni mostra che io faccio. A Palazzo Strozzi, alla fine, io credo che ci sono 18 di diverse... Ricordo quello sui trompe-l'œil, bellissimo. Sì, Inganni d'arte, e c'è uno, L'ascolto visibile, che era tutta una serie di interviste con le persone che hanno vissuto negli anni 30. Ma è una passione che io porto avanti, io sto facendo anche a se ha seguito Brera. Sì. Tutto che abbiamo il fantasma imparato. Di Brera, il custode cieco. Sì. So, tutto era un laboratorio, Palazzo Strozzi è un grande laboratorio. Però torniamo alle due cose. Una, io vorrei soltanto accennare questa parola ecologica, è assolutamente giusta, non sbagliata e non metaforica, perché io trovo di più e più che dobbiamo pensare nel termine ecologico del nostro lavoro nella cultura, soprattutto se vogliamo sostenere una sostenibilità della cultura. A dire che la parola chiave nell'ecologia è diversità. Tutto che è monocultura muore, tutto che è monocultura è vulnerabile. Abbiamo visto questa terribile pandemia la vulnerabilità del turismo di massa. Abbiamo creato un sistema che era molto a rischio, non soltanto nel termine sanitario, però al termine sistemica. E quindi l'unico modo, io credo, di pensare della robustità, la resilienza del nostro sistema di cultura, della nostra rete, è di porre sugli stessi termini che utilizziamo nell'ecologia. Quindi io credo che le due mondi non sono lontano.
Infatti io ho inventato una parola per una lezione, musicologia, perché sono veramente legate nel loro principi. Passiamo all'apprendimento informale, perché questo è importante di capire che questa anche non è una metafora. Quando parliamo dell'apprendimento informale, non intendiamo soltanto divertente. È una definizione che è legata con la ricerca nel sistema, è una definizione sistemica. A dire che un sistema formale ha le condizioni di entrare e uscire. E tutti i sistemi educativi normalmente, per esempio, se io vorrei imparare algebra, io devo mostrare prima che io conosco l'aritmetica, io posso contare, io posso calcolare. E alla fine delle mie studi di matematica, io devo mostrare con un esame alla fine che io ho fatto, che io ho capito qualcosa fra le due punti. C'è un punto d'entrata in cui io devo per definizione definire l'utente. L'utente dovrebbe essere nel certo quadro e alla fine un altro. Questo è un sistema formale. Può essere divertente, può avere hands-on, può avere tante cose in dentro. Però c'è un test all'inizio e un test alla fine. Se no, non è formale, perché non abbiamo nessuna possibilità di misurare la trasformazione che succede fra le due punti. Alla differenza di un sistema formale, l'apprendimento informale non consiste nella sua informalità, ma nella mancanza di una condizione di test prealabile e finale. Le condizioni, questo non è dire che non vogliamo misurare, testare, capire, però non possiamo mettere come condizione di partecipazione in un sistema informale una condizione. Io non posso dire, per esempio, quando io entro al museo, io vorrei sia pagare, non pagare, non importa, però nessuno può dirmi, ah, stop. Prima di entrare a vedere il quadro, io vorrei porre 5 domande. Se fa meno di 3 risposte corrette, non può entrare, devo studiare prima. Questo sarebbe impossibile di immaginare, un museo non funziona così. Neanche possiamo fare un test alla fine e dire, ma può tornare al museo se ha capito quando è nato Caravaggio, quando è nato Bellini e quando... Il sistema è informale perché non possiamo imporre una condizione di usufruizione. L'apprendimento informale dipende solo sulla voglia di partecipare. Non ci sono, e questa è l'idea di accessibilità e diversità, non c'è una condizione di partecipare nel sistema di apprendimento informale oltre il voglio di partecipare, di farlo. A dire, nel museo, se io vedo una coppia che sta baciando a fianco del bacio, io non posso dire che questo non si fa nel museo. Si fa. Un museo si utilizza come le persone vogliono utilizzarlo. L'arte e mestiere di un museo è creare condizioni in cui il massimo numero di comportamenti positivi e trasformativi succedono. Ci sono musei che non fanno, in cui il museo è noiosissimo, le persone partono stanchissime, non sono soddisfatti, ma non è colpa visitatore, è colpa nostra. Il nostro compito è di creare un ambiente ricco in possibile momento di apprendimento, di scoperto, di trasformazione. Io vorrei sempre dire che il scopo di un museo è trasformare le persone. Se una persona entra e esce, la stessa persona è sconfitta per me. Quindi l'apprendo informale è apprendimento che è auto-iniziato, iniziato da se stesso, sostenuto da se stesso e continuato finché io vorrei concludere. È un'attività fatta per il piacere di farlo. So, l'apprendimento, passiamo adesso all'idea di apprendimento come un piacere, perché l'apprendimento è anche un bisogno, un traino quasi. È una condizione del nostro essere umano. Ci sono diverse. Dobbiamo mangiare, è chiaro. Se non mangiamo, muoiamo. Se non beviamo, muoiamo. Se non riproduciamo,
le spese non va avanti. Però anche possiamo pensare dell'apprendimento e anche il piacere di apprendere, che è un vero piacere e magari è sottile piacere, perché manca la qualità di un buon pranzo o un bacio. Però è un piacere di scoprire, di imparare. E perché siamo un animale con questo piacere? Perché tutti gli animali, gli umani, gli esseri umani che non avevano un piacere di imparare, pian piano non hanno sopravvissuto di dare il loro genoma alla prossima generazione. C'è un collega che io, Alison Gopnik, che è uno dei grandi psicologi per bambini del mondo, e lei fa la paragone, lei dice che pensiamo che il sesso è fatto per l'orgasmo. Infatti è l'inverso. L'orgasmo è fatto per il sesso, perché per gli animali che non trovavano nessun piacere riprodursi, ma non esistono più. A dire che il piacere di imparare è anche per tutte nelle storie dell'evoluzione, le 120 milioni di anni dell'essere umano Homo sapiens, tutti che non hanno avuto questo piacere di capire che questo rumore nel bosco aveva un significativo, che forse era un pericolo, un leone o un tigre, sono morti prima di riprodursi, quindi le curiose, gli apprendatori sono andati avanti. Quindi il nostro lavoro è di alimentare questo bisogno umano, questo human need di imparare, di soddisfare il bisogno e di alimentare il piacere vero di farlo. E questo è molto importante. È sempre per me un paradosso. Per esempio, io mi ricordo lavorando nel Museo della Scienza, che è uno dei grandi dilemmi. Cosa possiamo fare per questo adolescente di ispirarli a imparare? E io ho detto sempre, questa è una domanda completamente sbagliata. La domanda è cosa abbiamo fatto a 5 anni che non voglia a 13 anni imparare? Perché abbiamo nel nostro sistema formale di apprendimento, spesso uccidiamo la curiosità. Io non conosco un singolo 5 anni che non è pronto ad imparare. Io purtroppo incontro tanti 13 anni che sono stanchi, non vogliono, perché abbiamo noi purtroppo fatto male la nostra professione e non abbiamo riuscito a trovare il meccanismo in ciascuno, che sono individuali, ancora l'ecologia, non siamo una singola cosa, dobbiamo ciascuno imprenditore, come si dice, non imprenditore, forse imprenditore, learner, è individuale, dobbiamo trovare, dobbiamo divenire giardinieri. Quando le persone mi chiedono cosa io faccio per un... Io sono giardinieri. Il mio lavoro è di far crescere persone. E un museo è un grande giardino. Tutti i luoghi di apprendimento informale sono i giardini in cui dobbiamo sostenere una diversità di crescita, conoscendo le condizioni di ciascuno. Quale pianta ama il sole, quale ama le ombre, quale ha molto acqua, poco. Sono tutti diversi. E il nostro compito, la misura del nostro successo è che le fiori crescono. Certo, grazie. Adesso mi ha messo un po' in crisi, perché faccio il docente e nei musei che amo, quelli europei soprattutto, anche quelli italiani, ma quelli come Brera, come il Kunsthistorisches di Vienna, io quando porto i miei ragazzi in viaggio, allora, insomma, la seconda sala, anche perché, però se chi conosce, poi parleremo della didascalizzazione plurifrato di Brera, che parla a tutti, a tanti, con diversi linguaggi. Questa è la seconda domanda, ma voglio dire, quando io faccio la visita guidata vedo che poi un gruppetto cerca da solo le chiavi di lettura, quindi si disperde nelle sale dei musei per cercare la propria chiave di lettura, perché queste visite purtroppo contingentate e fugaci dei musei fanno, diciamo così, omaggiare i pochi capolavori, ma chiudono la strada all'amore per la scoperta, che è fondamentale in un museo, e Brera in questo è proprio veramente in grado di stupire. E quindi, ecco, le volevo appunto chiedere come trasmette le conoscenze invece negli apparati didascalici, nei nuovi allestimenti Brera, perché è molto interessante il fatto che ci siano più livelli di
didascalizzazione, didascalizzazione, quello scientifico, quello per le famiglie e quello affidato agli, ai grandi autori, no? Sì, assolutamente, ma prima, come prima, cominciamo con un paio di definizioni. Prima cosa è in didascalia. Esatto. Perché in didascalia non è soltanto le cartelle con le parole, questa è l'evidenza più ovvia, però l'idea di didascalia è tutto che facciamo noi per creare un significativo. So, tutto. Se io metto una maschera africana e un Picasso senza una singola parola, ovviamente io vorrei che la persona estrae un certo significativo di questa combinazione. Quindi questa è una didascalia. Se io metto un colore forte come il blu che io trovo nelle veste della Madonna per dietro le 600 Veneto, è per una ragione, non è casuale. Quindi ogni didascalia è la somma di tutta la nostra intenzionalità nel museo. Okay? E la seconda cosa è cosa di didascalia. Didascalia, in un senso, immaginiamo a casa, abbiamo noi, io non so, qui ho quadri sul parete, abbiamo, però magari studenti hanno manifesti, hanno qualcosa messo nel loro ambiente. Però non ci sono didascalie, no? Quando io vado a casa dei miei amici, forse loro hanno anche grandi quadri, ma non hanno didascalie. E perché? Ma la ragione è che loro sono lì, loro mi spiegano. E loro mi spiegano a me perché questo, come mai è trovato. Se un museo fosse capace di accogliere ogni visitatore, ogni fruitore che arriva alla porta e prendere e dire ok, andiamo insieme nel museo, dimmi cosa vuoi fare, questo sarebbe ideale e non avremmo bisogno di didascalie, perché le didascalie infatti sono noi quando non possiamo essere lì. E sono lì per aiutare un persona di autogestire il suo percorso di apprendimento o di scoperto, non apprendimento, perché non tutti vengono per apprendere. Un museo anche dovrebbe dire che non è lì soltanto per apprendere, è lì per consolazione. Quando un evento tragico nella vita, una persona può andare soltanto per stare a fianco di mantegna. Una persona va per ispirazione, una persona va per partecipazione, per condividere con qualcuno, ma io vorrei portare le mie ragazze a dimostrare quanto, ma e questa è l'essenza di informalità. Io non posso dire che voi dovete venire al museo e apprendere, però le didascalie sono lì per le persone che vogliono autoguidare e scoprire il museo a loro agio. L'importante è che non sia dominato da un piramide di esperti, perché questo suggerisce che siamo noi gli esperti e voi siete stupidi. E una delle frasi chiave nel mio lavoro è: nessuno dovrebbe uscire pensandosi stupida. Siamo tutti competenti, intelligenti, però forse non preparati. Dico spesso che può arrivare una persona al museo con due dottorati di ricerca, uno in astrofisica e un altro in matematica, ma non sa chi è Botticelli e quando è vissuto, ma non è dato per scontato. La persona ha un'educazione brillante, una formazione brillante, ma non è preparato. Quindi il museo dovrebbe essere in grado di preparare ogni visitatore al suo livello, di esplorare di più. Quindi per forza un museo non dovrebbe essere per gli esperti, perché gli esperti non hanno bisogno di didascalia. Loro vanno, loro sanno bene chi è Botticelli. Perché io devo scrivere Botticelli nato in? Stranamente sono le curatori che normalmente dominano e proteggono il loro diritto di avere le didascalie, che scrivono l'uno per l'altro, dimostrare quanto sono bravi. Però non hanno bisogno, hanno passato 30 anni, le didascalie di un curatore sono nella loro testa. Abbiamo noi bisogno di didascalie perché non siamo esperti. E loro dimenticano che loro non erano neanche. E questa è l'altra cosa. Perché è vietato che i curatori scrivano didascalie? Perché? Vietato. Perché d'essere un top curatore, d'essere Keith Christensen, in un senso,
conosciamo sono, bene Juan Gentile da Fabriano. Sì, ci sono eccezioni, però forse chi sei uno. Però d'essere un curatore all'altezza, per forza è impossibile di ricordare come era di non vedere le cose. Le cose divengono immediato di vedere, scompaiono. So tutto che dobbiamo spiegare è scomparso da un esperto. Quindi facciamo le discalie in cui un esperto spiega a un non esperto, un altro, con forse un altro dottorato di ricerca, per non un esperto. Perché il non esperto ha altre domande. E le discalie dovrebbe indirizzare una persona sul percorso, sulla strada verso una maggiore expertise. Io mi ricordo, io ho scritto, per esempio, quando abbiamo fatto la prima parte dell'allestimento di Brera, ovviamente quando io comincio io devo mostrare, perché io posso bla 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 e io non posso aspettare che nessuno capisca immediatamente. Quindi io faccio, spesso io faccio come un worked exercise. Questo è così. Intende della parola didascalia questa cosa. Quindi io ho scritto le didascalie per il 500-600 Veneto con Giovanni Agosti, okay? Un grande storico dell'arte, molto acuto, molto critico per le vecchie gestioni di Brera, perché nelle rovine di Milano, certo, parla della favola di Brera. Certo, no, è forse giustamente. Lui è una persona molto... molto intelligente e aspetta un rigore, certo, che devo dire anche io non ho trovato. Quindi io, in parte perché lui ha fatto parte del nostro comitato scientifico, io lavoravo con lui. Certo. Però come? Io sono andato a lui, abbiamo passato quasi un giorno intero con immagini di tutte le opere di Espora e io ho detto raccontami questa. E io ho registrato cosa lui mi ha detto, perché quando lui racconta a me, che io non sono il primo venuto, però lui doveva raccontare. Certo. No? Raccontare le varie artisti e le cose. So lui raccontava, io ho trascritto le sue racconti e io ho modificato, scritto in maniera accessibile al visitatore e riproposto a lui. Lui ha fatto le piccole tocche e abbiamo avuto di scalia. Mentre questa discussione, lunga giornata di discalia, io ricordo molto bene che siamo arrivati a un carpaccio e lui ha guardato lungo e ha detto: ma James, adesso io so che questo carpaccio non è granché, è veramente fatto molto del studio, c'è poco della sua mano, è abbastanza per un povero scuola a Venezia, vede che il blu non è un blu di lapis caro, è un blu. E lui ha detto: ma sai James, quando io avevo 8 anni, sono venuto ogni weekend a vedere, perché guarda, sotto le sedie c'è un coniglio. Dobbiamo ricordare che siamo lì per questo 8 anni, chi è divenuto Giovanni Agosto. Lui non è nato un esperto. Certo. Lui è nato e lui è andato a Brera. È andato a Brera ogni weekend di vedere il coniglio di Carapaccio in un quadro adesso che lui riconosce non è granché. Però siamo lì per questa forma di scoperta. Perché tutti esperti che divenissero esperti cominciano come tutti noi. Il nostro compito è di essere lì per tutti che vogliono un percorso così. E non di storico dell'arte, forse un altro bambino di 8 anni, forse un sconosciuto 40 anni fa, adesso un biologo, forse un scientifico che ha scoperto questo coniglio e è divenuto un specialista nei conigli, io non so. Però perché non è soltanto neanche l'arte. Certo. Un museo è lì per proporre strade da seguire nella vita che rappresentano in una trasformazione e un impegno. Se io vado al museo e scopro che io vorrei essere psicologo, tanto meglio. Per me il museo è lì per tutta la comunità e tutta la cittadinanza di scoprire un possibile futuro soddisfacente a livello del loro potenziale. E non tutti sono nati
potenziale storici dell'arte, però forse biologi, forse psicologi. E Franco Rusli ha detto la stessa cosa, perché devo dire che la cosa per me a Brera, che mi ha, dopo le 10 anni di sperimentazione a Palazzo Strozzi, a Brera io ho scoperto un museo che mi alimentava con il suo valore illuministico. Io ho scoperto un museo dimenticato, se il museo stesso non ricordava. Io avevo una forma di Alzheimer's storica, però pian piano io ho riscoperto Rusli, Witkins, Modigliani. Adesso sto riscoprendo Corrado Ricci. Sai che Corrado Ricci, che era il direttore prima di Ettore Modigliani, se parliamo del fine 800, ha scritto il primo libro nel mondo su disegni per bambini. Nel 1887, che era tradotto in russo nel 1911 e aveva un grande impatto su Goncharov e Larionov, che erano ispirati di mettere disegni di bambini nel loro prima mostra dell'avanguardia. Ma a dire che le direttore di Brera, le grandi, molto prima di me, io lavoro nell'ombra di persone che avevano una visione del museo che corrispondeva alla visione della rivoluzione francese, dove sono nati i primi grandi musei pubblici. E questi sono i valori che alimentano tutto che facciamo adesso a Brera. So io mi sento sempre molto sostenuto, io non lotto contro nessuno, io sono su una forma di nubia, di grande direttore illuministici. Il merito suo è, secondo me, è molto moderno, ma è moderno come la Fernanda e come Ettore, per cui il suo merito è stato di riscoprirli e di togliere queste persone che erano state colpite da un incomprensibile oblio. Io conoscevo Ettore Modigliani perché ha vissuto per un po' di tempo in un villino Liberty di Grottammare, noi siamo marchigiani. Ah, Grottammare, sì, e sì, certo. Questo bellissimo racconto di Paolo Bacilieri, che Ettore Fernando, adesso faccio un po' di pubblicità, essendo il mio mestiere, che ci racconta proprio la vita e il sodalizio, l'amore, come lei spiega, in quale senso c'era tra i due. È veramente una cosa che sta dentro quello che dice, perché la Fernanda dice che l'arte è forse una delle più alte forme di difesa dell'umano, no? È quello che stiamo dicendo. E quindi Brera non è l'hortus conclusus del collezionista, un museo della preziosità, ma è proprio educazione al popolo e appunto questi principi illuministici che noi eredi non possiamo tradire. No? Per cui, noi eredi non possiamo tradire, sì. Quindi questo già è un atto, come dire, di grande conoscenza, di grande umiltà, perché ci poniamo sulla scia di questi grandi personaggi che sono degli eroi, per me romantici, ma diciamo, hanno pagato anche un grande scotto per il loro impegno, per cui il museo è il luogo non del divertimento, ma il luogo dell'impegno civile, morale, sociale. Questo Rusli, no, ma veramente... Loro sono, le cose da ricordare che il loro momento era contemporaneo, loro sono stati faccia a Modigliani, la legge razziale, la seconda guerra, Witkins incarcerata, seconda guerra, la ricostruzione, di portare avanti il progetto di Modigliani dopo la sua morte nel 1947. E adesso siamo noi a fronte a una pandemia che anche ha un impatto non banale, e avrà un impatto non banale. Le rovine non saranno gli edifici, ma vediamo attorno adesso un tessuto sociale che è rovinato un po'. E io credo che dobbiamo considerare che loro erano contemporanei e come noi siamo contemporanei, e dobbiamo imparare della loro contemporaneità, non come sia il passato, però certo, come forse il loro presente fosse il nostro. E il nostro progetto adesso a Brera sono tutto ispirati nel senso della loro capienza di confrontare difficoltà con coraggio e soprattutto una moralità assolutamente, un bussola morale fedele. Non sono state le persone che hanno fatto molto compromessi, hanno sacrificato tutto per non fare compromessi. La Wilkins, la Modigliani. Modigliani è stato inviato a Aquila perché lui, per antifascismo, dopo aver fatto il più grande mostra dell'arte italiana nella storia, a Londra, in Trento,
Però, è rocambolesca, la storia è bellissima. Sì, però lui è andato a Mussolini e lui, come la Margherita e Volant, lui ha rifiutato di chiedere a Mussolini un favore. Quindi Mussolini l'ha buttato. E alla fine lui era licenziato e questa è una tragedia. Noi ho intervistato le nipote di Modigliani, che era con il suo nonno a Grottamare, però nascosta perché ebrei, a rischio della loro vita per almeno un anno e mezzo dopo 43. No, è una grande, è la stessa con le Wilkins. Le Wilkins, che era in San Vittore, certo, malata, però non tanto. E lei era programmato ad essere inviato a Bergen-Belsen. Lei sì. Era... E il suo cugino, Gianni Mattioli, certo, è venuto a grande San Vittore e sì, è sostituito le lastre con le lastre di una persona con cancro di polmone. Malata di tisi. Sì, e lei non poteva andare, quindi lei era salva perché, no, ma veramente... È una storia affascinante da brividi. E poi sì, ho letto che nel 56 la Fernanda propose l'iniziativa Fiori a Brera e riuscendo ad avere anche una copertina della Domenica del Corriere dedicata da Walter Molino e a scrivere, diciamo così, il pieghevole, che sembra una cosa da poco, fu Eugenio Montale. Erano degli amici più famosi e più importanti di Brera. Adesso leggo quello che lui scrive su questo dépliant. Venuta ormai meno nel pubblico la capacità di intendere i valori allegorici delle opere figurative, ogni concertazione floreale suggerisce ai visitatori la via di accesso più immediata, quella degli occhi. È una strada aperta a tutti, purché vi siano buone guide, la sola che giustifichi il nobile proposito di Brera vivente di portare l'arte, anche la severa arte classica, fino al cuore del popolo. No? Sì. Quindi, però gli occhi che sono ormai nel logotipo di Brera sono altri occhi, secondo me sono occhi della visionarietà. Sì, assolutamente. Della percezione fisica. No, questi è anche gli occhi di Diderot, che non è un caso neanche. Sono gli occhi dell'enciclopedia di Diderot, dell'illuminismo e di questa curiosità. Viene anche un'altra citazione di Nelson Goodman che dice che un museo è un'istituzione per la prevenzione della cecità. Ecco. Quindi siamo lì per aprire gli occhi. Gli occhi ben spalancati. Sì. Però anche devo dire su tutti i piani, non soltanto gli occhi, è una, come lei ha detto, è un metaforo perché abbiamo le didascalie tattili, abbiamo sviluppato didascalie olfattive. Purtroppo molti sensoriali. Sì, assolutamente, ma di guardare, ma immagina le tre re, no? Dopo Natale arrivano le tre re con frankincense, myrrh and oro. Ma conosciamo tutto oro. Sì. Sì, però chi può dire che conosce di vicino un myrrh? Ma so abbiamo certo. Myrrh, e possiamo vedere e capire cos'è myrrh. Non è casuale, non è un trick. E questa è la differenza, che io non faccio mai marketing. Marketing non esiste perché io non ho niente da vendere. Facciamo le cose che sono organicamente legate con una scoperta, una realizzazione. Per esempio, sotto le carpaccio, lo stesso carpaccio con il coniglio, e anche in secondo didascalia, scritto di Arrigo Cipriani. Certo. Perché Arrigo spiega, io ho intervistato, io faccio molto storia orale, se vedi sul sito Brera Stories. Sì, è uno ve lo consiglio perché è veramente è fantastico. Se io ho intervistato Arrigo, lui raccontava come il piatto Carpaccio era nominato e battezzato dopo la grande mostra di Carpaccio nel 56. E nessuno, ma una persona su 100 sa che la cosa che mangiamo adesso come carpaccio stranamente un carpaccio di branzino, però un carpaccio di pesce, un carpaccio di manzo, un carpaccio di funghi porcini, ma sono tutte derivate da un singolo piatto di carne battezzato carpaccio dopo l'artista. Certo. E questo in sé è fantastico e apre gli occhi, apre la testa. E queste, le didascalie, per esempio, devo anche parlare delle scritte,
Un didascalia non è lì per essere letto, è lì per portare gli occhi verso il quadro. Un didascalia che ha letto e magari goduto, però la persona va avanti, non è un buon didascalia. Dobbiamo fare didascalia che incitano a guardare più vicino un aspetto, un altro aspetto. Le due didascalie con Caravaggio, per esempio, io vedo ogni giorno le conversazioni che loro provocano, perché uno è un cattolico abbastanza secolare, io non so se lui è credente, però cattolici come tutti sono cattolici, e parla della blasfemia, di fissare in tempo un evento che Cristo stesso ha scritto, che lui ha voluto scompare dopo essere rivelato nella cena a Emmaus del Caravaggio. E sull'altro lato, una didascalia scritta da un premiato autore canadese, giappano-canadese, infatti, Joy Kogawa, che è molto credente cattolica e parla del valore di tolleranza, d'accettazione di straniere e la rivelazione dell'importanza dell'accoglienza invece del rifiuto. E le persone discutono le due didascalie perché faccia a Caravaggio e parlano di Caravaggio, però sostenuto da due punti di vista diversi, di due grandi autori. E queste sono l'intesa di questi diversi livelli di didascalia, di sostenere conversazione. Abbiamo anche una didascalia nelle stesse sale, senza oggetto, senza quadro, perché parla della luce. E soltanto l'oggetto della didascalia e la luce stessa sulla didascalia. Certo. E questo è abbastanza astratto, però le persone... È straniante, colpisce. Sì, assolutamente. Una politica che mi è molto piaciuta è quella di evitare le mostre blockbuster e invece con i dialoghi e con altri interventi. Penso che, per esempio, che domani c'è cioè nel mirino di Bruno Munari, se poi lo vuole dire domani e poi nelle domeniche fino a dicembre, questa meraviglia ritrovata nei sottoscala di Brera, che hanno consentito anche di precisare alcuni contesti espositivi. Quindi questa mi sembra un'idea molto, molto forte, che ha fatto comunque aumentare i visitatori, perché nella sua gestione i visitatori sono comunque aumentati e magari sono stati fidelizzati, e quindi gli stessi milanesi. Poi la seconda domanda era il rapporto Brera e città, il turismo di cittadinanza, hanno avuto un effetto molto buono. Ma dall'inizio, questo io ho fatto un po' classico. Quando io sono stato nominato, io sono stato fra i primi di prendere l'incarico dopo la nomina finale in 15 agosto 15. Io ho cominciato il 1 ottobre e io mi ho lasciato un tempo di 100 giorni, più per la ragione ma retorica, 100 giorni di riflessione, ma soprattutto d'ascolto. E io ascoltavo i taxisti, le concierge, ovviamente la squadra, però dopo, in un senso, io ascoltavo la città, perché io sono straniero comunque, e nonostante il fatto che ho vissuto in Italia, non conoscevo bene Milano. Quindi io ho molto fatto questo, io ho girato, ho parlato. E ho trovato che la città amava Brera, ma veramente era un consenso, però con una certa tristezza, una certa emozione del sì, Brera, fantastica, la Giamaica, l'Accademia, però per anni sciopero, problemi del personale, problemi, conflitti fra l'Accademia, eccetera. Era sempre con grande angoscia. E mi sembrava che era importante dall'inizio di fare una missione. La parte prima della missione dice di rimettere Brera nel cuore della sua città. Perché una e vediamo con Frank Rusli, una delle conseguenze dell'invenzione nel 1974 del Ministero della Cultura con Spadolini e anche con l'aiuto di Rusli, Rusli è subito dopo ripentito, se lui ha visto che questo ha centralizzato molto del potere che lui ha chiuso aveva anche Brera, no? Ha chiuso Brera per 3 anni in protesta, in parte per questo, in parte per le mancanze di spazio, eccetera, eccetera. Però lui vedeva come
come il Ministero della Cultura, in un senso, centralizzando tutto a Roma, ha rubato Brera e anche l'Uffizi, anche l'Accademia di Venezia, della loro città. Questa riforma del 2015 ci ha permesso, chi ha voluto, di rimettere finalmente il museo nel centro. Brera, non soltanto il museo, biblioteca anche. Io, se vuoi, possiamo passare alla biblioteca, perché... Sì, sono gemelli diversi. Lei li chiama gemelli diversi. Però io, che vengo da una città che ha una biblioteca meravigliosa, storica, quella di Fermo, la sala del Mappamondo è una delle sale seicentesche più belle d'Italia, capisco che c'è un'affinità. Nella sua concezione di museo, però, non in quella normale. No, assolutamente, sono per me... E stranamente, e per me molto felicitamente, adesso con la pandemia, prima della pandemia, purtroppo, nonostante le ovvie errori, per me errori, ecologica, turismo di massa, grande avio, eccetera, abbiamo puntato su numeri, visitatori, le misure del successo del museo, il migliore museo del mondo è il Louvre perché ha 8 milioni di visitatori. Era un binomio per me diabolico che ho provato di disfare a Firenze. Io sempre, i dialoghi sono nati dal fatto che io credo che il museo, il suo cuore è la sua collezione, non il numero di visitatori, non i blockbuster, che sono un modo artificioso o artificiale di portare visitatori. E l'argomento dato anche dal ministro era sì, dobbiamo fare musei perché portano un indotto sul territorio. È vero, è una conseguenza positiva. Per museo non sono fatto per fare numeri. Non è come un ospedale, non è fatto per fare numeri. Facciamo i musei per altre fine. E la pandemia, però prima della pandemia, da prescindere tutte le voci, per il museo, Greta Thunberg per l'ecologia, tutti hanno ascoltato con pazienza, però alla fine contava numeri, denaro. Dopo la pandemia abbiamo dovuto riconoscere che questo è completamente sbagliato. Non possiamo dire che il Louvre è meno un museo perché adesso ha la metà del visitatore. Nessuno può pretendere che ha una relazione tra le due. E come prima della pandemia, tutti anche nella biblioteca temevano un po', lui è un museologo, va a creare un museo dei libri lì. No. E io ho detto no, anzi, diverse culture, nessuno va a biblioteca di guardare libri, andiamo per leggere. Un mostra nella biblioteca non è per mostrare libri, però indicare l'esistenza dei libri. E adesso, con la pandemia, con i numeri ridotti alla parte museo, infatti stiamo facendo un museo molto più vicino al spirito della biblioteca che fare una biblioteca più vicino al museo. Adesso abbiamo le tessere, abbiamo l'idea di fruizione, abbiamo a Brera con questa Brera Plus, detto, ma come nella biblioteca, magari a costo zero, io non posso visitare una biblioteca. Infatti è scoraggiato perché i visitatori che girano sono in distrazione. Io devo utilizzare, io devo divenire un utente. Io prendo un tesserina e io divengo parte di una comunità di utenti della biblioteca. E questo è come un museo dovrebbe essere. Io dovrebbe divenire un socio, un utente o un tesserato del museo. E utilizzare sia la sua offerta online, come io utilizzo il catalogo online di una biblioteca, oppure in presenza quando io devo vedere il libro stesso. Io vado al museo e vedo Raffaello. Però dobbiamo riconoscere l'equilibrio fra le due parti. Quindi è un magico effetto della pandemia, uno dei più positivi effetti, ed è finalmente di distruggere, io spero per sempre, questo argomento che la qualità di un museo consiste nel numero di visitatori. Non può essere.
E questo anche Franco Rusli, abbiamo parlato di Rusli e lui è sempre adorava, abbiamo parlato di Montale, Rusli, Milano, Posbelic, del Jamaica, di tutto questo mondo. La Witkins, quando io stavo facendo il lavoro, abbiamo voluto far ripresentare il miracolo della cena. Sono il Bergamasco che ha presentato Fernando Witkins al Piccolo Teatro. E abbiamo ripubblicato tutto il script, il scenario. E io sono andato alla mia collega, amica Giovanna Ginex, che ha appena pubblicato un romanzo sulla Fernanda Dickens. E io ho detto, ma Giovanna, il mio istinto dice che Fernanda Dickens in 47... lei doveva avere una relazione con il Piccolo Teatro, con Grassi, con chi è l'altro? Grassi e io confondo con Scheiwiller. Non importa. Ma Paolo Grassi comunque. E lei ha detto no, lei era centro, loro erano dei comunisti. Io ho detto no, ma questo sembra che lei, Witkins, era in tutta la cultura molto importante, ha rifatto il Museo della Scala, che ha fatto prima Modigliani, lei appena ha introdotto la moda a Brera. Moda Brera, lei era, ma Picasso, è lei che ha fatto le trattative con Alfred Barr a MoMA di portare prima in Europa la Guernica a Milano. Quindi io sono andato negli archivi del Piccolo Teatro e ho chiesto la Fallone, Witkins e Grassi. Prima lettera è un invito personale a Witkins, invitandola alla premiere del Piccolo Teatro, prima performance 14 maggio 1947, dicendo grazie per tutto il tuo aiuto con la mostra. Loro hanno fatto un mostro sull'arte contemporanea francese, sull'arte moderna, con Picasso, Braque, eccetera, al Piccolo Teatro, subito prima che fosse il Piccolo Teatro. E era dopo la Giovanna mi ha scritto e detto, sì, ho trovato la traccia, mi ha mandato una clipping sulla mostra che lei ha fatto sull'arte moderna francese. La Witkins era ovunque attiva nella cultura, era veramente una presenza... E noi aspettiamo di leggere allora la biografia di Dell'Acqua. Che molto c'entra. Infatti no, Dell'Acqua, infatti abbiamo il diritto adesso degli eredi. Dell'Acqua ha fatto 4 copie della sua autobiografia per le sue 4 figli, che hanno resistito. Lui ha detto di non pubblicare, non far... Quando io ho fatto Rusli e dopo Witkins, loro sono venuti da me un po' sconvolti, adesso, ma perché non parla Dell'Acqua? Parla soltanto di Witkins e Rusli. E io ho detto sì, però il percorso narrativo che io avevo bisogno per le mie fine portare avanti, non mi ha permesso di complicare la narrativa troppo con sfumature. Però subito dopo Modigliani abbiamo fatto con Marco Carminati una trattativa, un accordo con la famiglia di pubblicare Marco Carminati va a fare la cura delle autobiografie dell'acqua, perché infatti merita un'attenzione, è un'altra persona molto importante che è un po' persa di vista, e l'altro, come ho detto, io vorrei, se io posso, fare una biografia su Corrado Ricci. Perché questo per me è un altro grande... ha fatto anche uno dei primi cataloghi di Brera. Sì, assolutamente, prima di quella di Modigliani. Purtroppo è finito nella partita fascista, ma cioè, certo. Però perché ci sono biografie, dobbiamo ripescare un po' la persona delle sue della teleologia, perché spesso scriviamo le storie troppo sapendo cosa è successo dopo e non come lui è vissuto, come prima. L'autore del primo. Sì, quindi certo. Io vorrei ripescare anche Corrado Ricci. E alla fine arriviamo a Giuseppe Bossi e avremo fatto una collana di biografia del direttore. Di grandi uomini, di grandi donne. Senta, su adesso, quale stiamo parliamo adesso. Un po' di questo sogno che c'è sempre stato, di questa Brera modern, no? Che forse
che forse vedrà la luce finalmente dopo quasi 50 anni. All'età mia, più o meno, l'acquisto di Palazzo Citterio è del 72, io sono del 70, Stirling e tutti i balletti che ci sono stati. Evidentemente manca un pezzo nell'esposizione odierna di Brera, no? Che è quello del collezionismo milanese. Ma a dire che Palazzo Citterio, io sono arrivato e devo dire con molto ottimismo e forse molto naività, io sono stato forse troppo ingenuo, mai avendo lavorato per il Ministero della Cultura, perché io ho visto il cantiere, io ho visto le scadenze, io avevo letto dicendo saremo finiti in febbraio 2017, io ho detto ma sono architetto, abbiamo bisogno di un anno e finiremo prima che io prima del mio primo mandato, abbiamo tutto, le quadri ci sono. Purtroppo la cosa è stata molto più complicata e io non vado a esporre tutte le passi e contropassi, però io posso dire, e io posso dire questo forse per la prima volta in pubblico, è che nelle ultime 3 settimane io ho ragione, io non so che io posso chiamarlo a ottimismo, però io sono finalmente, io vedo la possibilità che forse non è tutto perso. A dire che io credo che possiamo prevedere l'apertura del Palazzo Citterio, prende adesso ancora, ma siamo stati fermi per quasi 2 anni, quindi gli stessi tempi, un anno e mezzo, due, so forse in 22 io credo che possiamo realisticamente aspettare l'inaugurazione del palazzo. Io temo che comunque sarà, dopo 50 anni è difficile immaginare che sarà all'altezza di tutti i sogni, perché abbiamo investito generazione dopo generazione un sogno, certo, di un museo, aspettative continue. Purtroppo è un palazzo di terzo livello, pasticciato in 40 anni, stratificato e certo. È veramente, io posso promettere un museo moderno, corretto, che però a un certo punto sarebbe molto più saggio di ricominciare da zero e fare un bel museo. Però abbiamo gli spazi, abbiamo le opere che devono essere rigarantite alla pubblica fruizione, quindi raccontando anche lì una storia, perché il Museo del Novecento già c'è a Milano e quella deve essere un'altra cosa. Ma la Euchre anche è colpa nostra, in un senso, io ho letto tutto il faldone così. Per l'acquisto del comune, diciamo, ecco. Ma se tutto, perché la Euchre era dato a noi, i russi avevano la Euchre, gli Iesi, i Vitali e in trattativa per la Mattioli, tutte 4 grandi collezioni. Ha perso la Euchre in cosa, 92 credo, perché Brera come museo statale non era in grado di esporlo e non aveva, io non vorrei puntare il dito a nessuno, però non ha trovato un modo di ritenere la collezione esposta, è perso, è divenuto adesso il nucleo del Novecento, che in un senso va bene perché ricalibra Citterio, perché se non fosse il Museo del Novecento con l'Euchre, che è una grande collezione, certo, avremmo dovuto a Citterio esporre l'istoria dell'arte moderna italiana dall'inizio del secolo alla fine. Adesso possiamo puntare sulle collezioniste. Certo. E questa è una parte dell'arte che è spesso... La milanesità. Assolutamente, ma spesso se un collezionista fa una cosa organica, una cosa che ha il legame, è dato al museo, il museo mette il Rinascimento nel Rinascimento... Smembra. E tutto è smembrato. Nessun fruitore può ricomporre la testa della persona. Parliamo di Vitali, i massimi esperti di Modigliani, parliamo di Iesi, ma parliamo di persone con visione, Gianni Mattioli, un grande collezionista. Quello che ha catalogato tutti i beni. Sì, il museo adesso possiamo ridare alla città non soltanto l'arte dell'arte moderna italiana, però anche 3 visione diversa dell'arte moderna italiana e ridare un po' l'umanità a cosa è l'arte, perché le collezioniste sono in primis le persone che amano l'arte e hanno la possibilità, beato loro, di collezionare
E questo io credo che ha veramente migliorato il scopo del Palazzo Citerio, il fatto che abbiamo perso Euchre e è divenuto il Museo del Novecento, chi ha preso il compito di spiegare l'arte moderna. E quindi questo è già fatto, io non andiamo a riprodurre questo percorso, andiamo a puntare su, e io vorrei creare, perché non possiamo pretendere adesso di fare cosa che avrebbe fatto Rusli, lui avrebbe collezionato l'arte contemporanea, senza nessun pallido di dubbio. Lui credeva in un museo che collezionava sempre l'arte del suo tempo, come Peggy Guggenheim ha detto. Però adesso possiamo creare un centro per il collezionismo del contemporaneo. Che è molto sviluppato a Milano, assolutamente. Ma soltanto nel... Anche fuori dal museo. Sì, ma fuori museo, però giro privato, gallerie e due grandi fondazioni. Quindi io vorrei sostenere le collezioniste del contemporaneo, non le forse mettendo un'esposizione fra tempo e tempo le collezioni private contemporanee, però non avremo gli spazi, però avremo gli spazi di sostenere, di discutere, dibattiti, convegni, ma un'attenzione a formare, un centro di formazione dei giovani collezionisti. E questo è un compito che nessuno sta facendo. E questo io credo Palazzo Brera Modern potrebbe giocare questa funzione. So io ho sempre un sogno per questo, io non sono totalmente distrutto con questa esperienza un po' negativa di portare a termine questo progetto. Rimango... Grazie infinite di queste anticipazioni, veramente piene di contenuto. Chi visitasse il sito vedrebbe che dimostra un museo vivente. Quindi ci sono backstage come nei musei stranieri, sì. Ci sono i funzionari e i custodi che dicono qual è la loro brera, qual è il loro quadro preferito e perché. Ci sono filmati per questo laboratorio di restauro disegnato da Sottas, adesso rimodernato con i restauri, diciamo così, veri e in diretta. Insomma, ci sono le Brera Stories, cioè questi approfondimenti dedicati alla memoria dei cittadini. Cioè è veramente come poi il canale Plus, no? Che si può acquistare gratuitamente fino a dicembre, è un come lo chiama lei, è un percorso in treno con varie fermate, vero? Assolutamente, il Plus per me è perché il Plus è una rivoluzione sovversiva, perché in un senso io vorrei... Ma mi piace che lo chiama Plus e non Plus. Ma io ho provato a chiamarla più, però tutte le mie ha detto no, dovrebbe essere più, ok. No, questa mescolanza fra Italia, ma smart working, I mean, è un orrore questo. È un orrore. Orrore. Ma d'accordo con Sabatini. Va bene. Sì. No, veramente c'è troppo poco italiano nella lingua italiana adesso. Però, tornando a Brera Plus... la cosa che per me è interessante è che ci permette di pensare diversamente alla partecipazione del museo, perché io posso alla fine, dando un'importanza uguale all'esperienza del museo tramite l'internet, online, offrendo un'esperienza trasformativa, perché abbiamo l'intenzione di Brera Plus e non è di copiare come il museo sembra all'occhio, a dire che non un museo al Google Museo che io posso girare nel museo come fosse lì, che è sempre finta, è sempre meno della realtà. Niente può sostituire l'esperienza di un oggetto d'arte in presenza, che sia il suo profumo, il profumo della vernice, che sia la sua cornice, che sia l'impatto dell'arte stesso. La reale è reale. Però, all'altro lato, se non pensiamo di riprodurre la parte visiva online, però vogliamo riprodurre cosa succede a me nel museo online, quindi l'autonomia, l'esplorazione, la scoperta di vedere le cose che io non posso fare nel museo. Io posso vedere tutte le x-rays, tutte le infrarosso, tutte le ultraviolette, le reflectogramma. Io posso vedere io posso vedere due oggetti insieme che non sono insieme nelle sale. Io posso fare tante cose online che avrebbero o potrebbero avere l'effetto trasformativo. Io ho scoperto che ci sono coniglie in 10 quadri, che forse io non noto quando io vado a piedi, che infatti
Nel moderno ci sono coniglie, però perché non sono a fianco, io non vedo. Quindi l'idea di Brera Plus è infatti di prendere tutto che è proprio powerful, potente, online, che è un medium narrativa, un medium come teatro, coreografia, balletto, opera, che racconta una storia quando l'utente è fisso. La differenza tra museo e ballet oppure teatro è che nel teatro l'utente è fisso e la narrativa passa. Nel museo io posso andare lente, in senso inverso, due volte, io sono autonomo. E la narrativa si compone in maniera completamente gestita da me, che rende fra di noi e mostra il medium più difficile di tutte le medium artistiche, perché è come comporre un'opera che può essere cantata cominciando a qualsiasi parte, andando in qualsiasi direzione, a qualsiasi velocità. Immagina un Mozart che scrive un'opera con queste condizioni. Non è facile. E perché ci sono poche mostre che sono infatti interessanti. E perché il medium è talmente difficile da gestire. Però l'idea è di mettere le narrative, di fare veramente le narrative, le video di powerful. Abbiamo fatto adesso tre, due su Raffaello e una su una collezione nella biblioteca dei libri per bambini sovietici. E ogni mese andiamo a mettere questo documentario online in Brera Plus. Un documentario, un treno che va Milano-Roma. Però, come ha detto giustamente, andiamo a lasciare questo narrativo fermare alle diverse fermate, Bologna, Firenze, e io posso uscire dal mio documentario, esplorare. Per esempio, io posso zoomare il Raffaello, io posso vedere la ricostruzione, io posso vedere le diverse cornici, le materialità, interviste con esperti, una visita al Raffaello, ma a dire che e io posso, quando io vorrei, tornare dalle mie gita a Firenze e continuare. E quindi l'idea di Brera Plus è di sperimentare con un utilizzo del museum site che è veramente insolito, io non ho mai visto un altro, perché l'idea è di riprodurre l'autonomia possibile nel museo, nell'online, insieme con il potere che abbiamo nelle altre narrative, veramente drammatiche, con un plot, con un meccanismo narrativo che conosciamo del film. Vediamo, è tutto un esperimento, sarà sicuramente una sconfitta all'inizio, sicuramente sarà molto da migliorare. Come Alberti ha sempre detto, non c'è niente che alla volta neonata è perfetta, ma certo, andiamo a fare abbiamo il coraggio e le idee belle e chiare, mi sembra. Sì, e questa la cosa, l'altra parte rivoluzionaria è che avendo un status uguale alla visita in presenza, certo, abbiamo detto il museo è entrambi, quindi non andiamo più vendere l'esperienza in presenza privilegiato online. Io divengo tesserato, socio, con un tessera e un numero. Amico. Io posso, sì, amico, io vado nel museo, però io posso online. Se io vado online, io posso un giorno, adesso è gratuito, forse si paga, però si paga mai più con biglietto. E so, immagini, io pago 5 euro. Io sono un studente, io pago le mie 5 euro. Ricevo non soltanto il diritto di andare nel museo in presenza, però anche il diritto di andare nel virtuale. E questa diventa, il visitatore scompare. E forse io compro il mio diritto di andare online molto prima che la visita in presenza. Quindi non possiamo più porre soltanto sulle mie presenze fisiche come la misura del museo. La misura del museo è la valorizzazione delle sue collezioni, sia online sia in presenza, e ci permette di declinare le due molto più elegantemente invece di andare nel museo e mettere un schermo fra me e fare fotografie o selfie o realtà virtuale. So, quindi io do l'importanza e la fondamentalità alla realtà, ma allo stesso tempo io do
al virtuale il suo proprio, proprio carattere. E vediamo se funziona, però questa è la nostra grande avventura adesso, è di portare avanti l'idea del museo. Io vorrei, perché nessuno mi sembra... L'identità del museo. Sì, reinventare il museo, perché... Che però è un esperimento che va bene con queste prerogative per Brera e per Milano, che non è un esperimento esportabile, non è un modello secondo me, è proprio come concezione è un modello, ma è declinato per questo museo. Assolutamente, e questo è giusto anche. Io per tanti anni, per 20 anni, io lavoro con Reggio Emilia, con le scuole, gli asili e nidi di Reggio Emilia. E loro sono conosciuti in tutto il mondo come il top dell'educazione per l'infanzia. Certo. Però la prima cosa che, perché io anche in 2006, prima di venire in Italia, io sono andato in America come professore per rappresentare Reggio Emilia e il loro approccio. E il primo constato dell'approccio è che voi non potete fare una scuola Reggio a St. Louis. Dovrebbe essere una scuola St. Louis, perché Reggio è Reggio perché è Reggio. Ci sono attitudini, ci sono pratiche, ci sono vari aspetti molto coerenti che ci permettono di agire, però non esportiamo come Montessori un metodo. Esportiamo una filosofia dell'infanzia. E lo stesso con Brera. Non dimentichiamo che Bruno Munari ha inventato la didattica a Brera, quindi Brera è un serbatoio di conoscenze, di sperimentazione inesauribile. E questo è perché per me tutto che facciamo adesso è Brera, e fa parte del nostro DNA, e fa parte di questa grande linea. E io spero che altri musei guardino e dire come possiamo fare simile cosa, però coerente con la nostra storia. La storia della Metropolitana è diversa da Brera. Brera, quale altro museo? Ci sono tre, infatti, che sono fondati da Napoleone. E chi è Napoleone? Il più giovane generale dell'esercito rivoluzionario che ha voluto Brera il Louvre d'Italia. Ma lui non intendeva... Ha portato le marche a Brera, Piero della Francesca, sì. Gentile della Fabriano, Crivelli. Assolutamente. Però ha fatto... per le ragioni giuste. Ma questo è un altro, è un interessante dibattito, la ripatriazione in generale, dove appartengono opere. Apriremo degli scenari, e anche perché vorremmo lasciare un po' di tempo per il dibattito. Se sì, guardi, okay. La starei a sentire per ore, anzi forse replicheremo, perché imparo molto, sono abbastanza dentro a questi argomenti, ma mi trovo d'accordo quasi su tutto. Però la vorrei omaggiare di un ultimo pensiero, per poi lasciare con Aldo spazio a 10 minuti, diciamo così, di domande. Grazie, teniamo conto, purtroppo il tempo è tiranno, dovremmo chiudere. Sì, sì, guardi, dico su queste ultime battute. Magari qualche domanda. Pochi giorni prima della morte di Ettore Modigliani, Fernanda Wittkens scrisse a Cesare Brandi una lettera accorata di riconoscenza e lealtà verso chi gli era stato per tanti anni maestro. E lei scrive, non è ambizione quella di Modigliani, ma passione. Cura. Io vorrei con ardita interpolazione dire non è ambizione quella di Bradbury, ma passione pura. E devo dire che condivido con lui il godere di vedere la scintilla della curiosità che si accende nei nostri giovani, che dobbiamo contagiare con la nostra passione. Benissimo. Io ringrazio. Mi auguro vedervi presto. Anche noi, grazie tante. Lasciamo allora spazio per la prenotazione. Grande. Per le domande. Nunzio, io mi vorrei prenotare immediatamente. Prego, Luciana Cataldo. Buonasera, mi presento, sono Lucia Cataldo, insegno museologia all'Accademia di Belle Arti di Verona e di Macerata, anche di Firenze, ma per altri aspetti. E sto lavorando ad un altro nuovo libro sui musei e ho trovato una sua citazione che ho deciso di mettere in cima al capitolo sulle didascalie perché invece che un paragrafo è diventato un capitolo. E dice così, la didascalia è la somma di tutti gli atti intenzionali dei quali un'istituzione si serve per creare significato. E mi è sembrato veramente
una cosa rivoluzionaria un pochino per noi e che mi ha dato una chiave per parlare delle didascalie in modo nuovo, senza, cosa che io comunque faccio, insomma, senza dover citare per forza tutti gli studi di Stephen Bitgood, quindi di tutti quelli che sono gli psicologi, quindi la disciplina comunque della psicologia ambientale applicata al museo. E quindi io le chiederei questo: come io tutte queste cose, cioè sia degli studi di Bitgood, quindi il ruolo dell'attenzione nel museo, eccetera, in questo nuovo manuale ne parlo, ma lei con questa frase ha praticamente dato una chiave più umanistica, rivoluzionaria ma umanistica, di quello che invece è uno studio tecnico di psicologia. E quindi io le chiederei appunto che altri concetti lei ritiene che possiamo prendere di peso dalla psicologia ambientale e con una frase, con una sintesi, poterle comunicare non nel museo in generale, ma nel museo italiano, che appunto ha questo grandissimo e bellissimo portone che però deve essere aperto alle nuove discipline. Che altre frasi così potenti ed effetto lei ci può dare per veicolare la cultura anglosassone scientifica nel mondo italiano? Ma io ho già citato uno, che è Nelson Goodman, che è un frammento di una citazione di 7 righe che io posso mandarle, che è un museo, un'istituzione per la prevenzione della cecità. Però lui prosegue questo con 4 righe che finiscono con le parole che contribuiscono alla fruizione, alla creazione e ricreazione del nostro mondo. So lui vede un museo come un istituto molto attivista. Sulle didascalie, io non vado a spiegare tutto adesso, però il concetto chiave che manca a Bitgood & Co. è l'idea di un user language, che è l'idea di un metalinguaggio. Tutto che diciamo che non è detto nel contenuto delle parole. E io do un piccolo esempio. Io ho sempre avuto, se ho tempo, sì, io ho avuto a Francoforte una vetrina nel mio ufficio in cui ho messo le diverse bicchieri ma storici da antica Roma fino alle vetri, le bicchieri a vetro contemporaneo. Era perché era un museo dell'arte decorativa, io parlavo di vetro come medium. E io ho fatto le didascalie sperimentali a fianco di queste nel mio ufficio, soltanto per sperimentare, invece di annoiarmi con tutti i miei incontri. E io ho scritto una didascalia molto stile americano, vetro, nato da fuoco e sabbia e bla bla. È molto divertente, 60 parole, tutte le regole di Beverly Zero, tutto corretto. Molto narrativo, molto, ma engaging. Andasse benissimo, però le persone leggevano, sì, e andavano via. E io avevo un'altra didascalia che ha detto soltanto una di queste bicchieri è un falso. Questa didascalia ha ritenuto le persone per 10 volte, decine di minuti, perché alla fine è anche una domanda che è molto interessante. Un vetro non è toccato da mano del maestro. Cos'è un falso bicchiere? Firmata, non firmata, riprodotta, ma apre tutto il mondo. Però la didascalia, molto più corta, però la differenza era in l'offerta, cosa io aspettavo del lettore. In la prima io aspettavo una persona che ascoltava. E la seconda, io aspettavo una persona che ha fatto un'indagine.
E questo si chiama un metalinguaggio. So io ho scritto con diverse attese del lettore, non del contenuto. La cosa che manca in quasi tutti i progetti che ho mai fatto, nessuno pensano tutte di cosa andiamo a dire. Ma io chiedo sempre, a cosa vogliamo del nostro lettore che capisse cosa... E ci sono, infatti, è possibile declinare 5 distinti linguaggi che possiamo adottare. E questo è troppo lungo per stasera, però se vuoi possiamo parlarne. Però questo concetto manca e manca in tutte le squadre. L'idea è che l'attività del lettore, del fruitore, l'interattività non è una cosa di mani, è una cosa di testa. E quindi dobbiamo indirizzarsi all'attesa che facciamo, perché normalmente vogliamo soltanto lo spettatore. Ascoltami, io racconto una storia. Questo è normale. Però ci sono altri modi di invitare una partecipazione con contenuto, un gioco, un indovinello. Io ho fatto Palazzo Strozzi, tutta una serie di... Settimana enigmistica. Cosa si chiama? Roberto Piumini, tutte le didascalie in indovinelli. Le persone rimanevano per 15 minuti, perché questa è un'altra attesa della loro partecipazione. Le parole sono state in contenuto le stesse, guarda questo, però la mia attesa, in un indovinello, un rebus, è un'altra cosa. Quindi questa nessuno ne parla e questa per me è una grande mancanza nel tutto, non soltanto in Italia, però è mancanza di parlare di quale forma di interazione vogliamo suscitare e questa è la chiave di didascalia. Grazie. Grazie. Abbiamo 5 minuti, vogliamo provare un'altra domanda magari breve? Io non sono in grado di essere breve, purtroppo. Va bene così. Ma capisco perché pure io questo difetto. Non c'è nessuno che vuole fare un'altra domanda? Brevi, magari, Lampo? Chiudiamo allora. Peccato perché veramente ascoltare... Metti le mie email, io sono sempre pronto a discutere uno a uno. Venite a Brera, prendiamo un caffè, a Caffè Fernanda, infatti, e prendiamo Caffè Fernanda. L'anno scorso ho avuto il piacere di conoscerla direttamente, sempre disponibile e vicino. Quindi io la ringrazio veramente, lei ringrazio anche il professor Giustozzi, perché ci avete regalato un pomeriggio molto interessante e molto piacevole, devo dire. Quindi... quelle due cose che prima l'architetto Bradbury aveva sottolineato, mi pare che sono state perfettamente realizzate nell'incontro di questa sera. Quindi io lo ringrazio ancora per la sua disponibilità, speriamo che avremo altre occasioni, no? E intanto saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera e do appuntamento per il quarto incontro fra due settimane. Questa volta avremo Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. Arrivederci. Grazie infinite, buona serata a tutti. Grazie buona tutti. Serata, direttore, grazie. È stato sentiamo un piacere. Presto. Grazie. Presto. Grazie a voi presto. Tutti. Possibile avere le mail? Possibile avere le mail? Sì. Chiediamo al. Noi abbiamo registrato questa cosa. E è stata mandata anche in Facebook e io purtroppo di queste cose questa tecnica mi intendo poco. Faremo avere la mail istituzionale sì esatto che è sempre nome.cognome@beniculturali.it quella ufficiale statale. Va bene, grazie, buona serata, grazie Luciana. Sì, arrivederci. Arrivederci, è stato un piacere. Grazie. Ciao. Ciao.